Ciao a tutti, eccoci di nuovo nel mio canale dopo un po' di tempo nel quale sono stato occupato da altro, soprattutto serate, concerti, lezioni e viaggetti. Quindi un nuovo video che intende farvi sentire alcune note di questo nuovo sax che ho preso, nuovo si fa per dire perché si tratta di un tenore Grassi Wonderful del 1981. Matricola intorno ai 45.000, un sax non in perfette condizioni che ha bisogno di qualche intervento, soprattutto di regolazione per le basse che sono un po' faticose. Il corpo diciamo che è abbastanza messo bene, ma comunque ha ricevuto qualche botta, soprattutto nel cheaver che ha qualche piccola bottarellina. E poi per il resto devo dire che ha un suono molto interessante, molto potente e caldo, diverso obiettivamente dal mio primo sax, insomma quello che suono da ormai 10 anni, che è sempre un Grassi, però non modello Wonderful, ma il modello diciamo considerato quasi base. Scusa, il concertino ovviamente. Parliamo del modello che a volte viene definito export o standard e io definivo senza nome e da un po' di tempo lo chiamo invece il Grassi ammaccato perché porta una ammaccatura sulla campana molto vistosa che non ho voluto far eliminare. Insomma, mi piace così. E dicevo di questo Grassi Wonderful, un tenore che monta una meccanica molto simile nella parte superiore al modello export, mentre nelle chiavi basse invece abbiamo insomma, un'evoluzione, una leggera evoluzione che ha portato la Grassi a costruire questi sax con il meccanismo molto simile, ma ovviamente sempre in maniera artigianale, ai vecchi Super Balance Action della Selmer, i Pre-Mark 6, insomma. E quindi, insomma, una sola leva per alzare o chiudere invece insomma, i tasti delle note basse. E quindi niente, adesso cos'altro posso dire? Credo che questo sax abbia girato diverse mani. Non mi sembra che abbia avuto un solo proprietario, probabilmente è stato un po' maltrattato da qualche musicista, magari di banda o comunque in situazioni un po' estreme. Però è stato tamponato abbastanza bene con dei tamponi che credo siano dei pisoni o comunque di buona qualità e con risuonatori in plastica come io sempre preferisco per i vecchi Grassi. Io suono i sax sempre con il mio fidato Otolink 7 stella Super Tone Master e con le Rigotti numero 3,5 Strong. Ora vi faccio qualche nota e poi vediamo se abbiamo qualche altro argomentino da trattare riguardo questo sax. Thank you.
Ecco, come potete sentire, fatico un bel po' a emettere le note basse in soffiato. Quando vengono fuori sono molto interessanti, molto piene. Però ovviamente di sicuro il sax non chiude bene. Credo che non soltanto i tamponi siano il problema, ma probabilmente nella zona centrale del sax. Ora si vede poco perché ho scelto una colorazione un po' notturna, e comunque in questa zona di qua probabilmente io infatti ho applicato degli interventi di fortuna con scotch e vari altri modi, che ovviamente sono provvisori, poi il riparatore farà l'intervento vero e proprio. E quindi insomma avevo notato quando è arrivato il sax che comunque ha fatto il suo viaggetto, probabilmente ha preso qualche colpetto. La chiave del Do, insomma il tasto del Do, non chiudeva bene perché sbatteva addirittura sulla protezione. Sono riuscito in qualche modo a spostare la protezione, quindi ora chiude abbastanza bene e colpisce, non colpisce quasi più la protezione, mentre il Si e il Si bemolle basso devo dire che non chiudono molto bene, devo fare un sacco di forza sia di fiato che con le dita per riuscire a ottenere i suoni. Mentre il Do diesis, eccolo, vediamo se si riesce di vederlo. Adesso l'ho aperto, eccolo qua. Il Do diesis invece si apre troppo e questo non me lo fa apprezzare a dovere, insomma, perché il suono viene crescente e in più si abbassa troppo la chiave di qua, e quindi poi passare al Si e al Si bemolle è veramente difficoltoso, bisogna proprio saltare anziché scivolare grazie alle rotelline che sono fatte apposta, insomma. Per il resto devo dire che suona bene, anche nei sopracuti il suono viene bello pieno, è un po' crescente perché il sughero del Cheaver è da sostituire non perché non sia buono, ma perché probabilmente è stato usato con bocchini molto più stretti di diametro, e quindi in questo caso è controproducente perché il mio ha un diametro un po' largo e va troppo in fondo, quindi io dovrei utilizzarlo qua fuori, ma poi si muove, quindi non ha senso. Qualche altra nota. Ora proviamo qualcosa di diverso. Cercato di spingere al massimo per ottenere il suono graffiato, urlato, e devo dire che risponde molto bene questo sax. Peccato che non chiuda bene attualmente, ma appena possibile si interverrà. Credo che sia un ottimo sax, del quale vedrò che fare se tenerlo come semi-muletto dell'altro, se utilizzarlo continuamente oppure metterlo in vendita nuovamente, però di sicuro è un sax molto interessante, un esemplare venuto bene, un po' maltrattato questo sì, però si può sicuramente ritrovare lo splendore di un tempo, magari anche con un certo fascino, visto che la lacatura adesso qua ovviamente lo vedete pochissimo, però una lacatura che sta un po' andando via, e quindi il sax ha un certo fascino, appunto, che mi ha portato ad acquistarlo così un po' a scatola chiusa, al contrario di altri che ho anche provato ma non mi hanno convinto. E quindi niente, ultimissime note, poi vi saluto e alla prossima.
Mm-hmm.